I trofei MotoEstate 2014 si sono conclusi a Varano, sede storica del torneo, che proprio in riva al Ceno muoveva i primi passi nell'ormai lontano 1986. Ed è stato un finale con il botto, con la presenza di Chiara Fontanesi, tre volte campionessa del mondo di motocross femminile, che ha scelto la moto di serie per un debutto storico mai registrato in precedenza in un trofeo nazionale. La parmigiana non si è risparmiata, ha finito sedicesima, quarta dei rookie nella moto di serie, e poi ha preso il via nella Race Attack per proseguire il suo apprendistato sulla moto da strada, migliorando continuamente i tempi. Un weekend dunque divertente per lei e per il pubblico, che l'ha vista scendere in pista per ben tre volte. Come sempre, alla bagarre in pista si è affiancata l'attività nel paddock, con la risultata del sabato sera per tutti i piloti e accompagnatori. Un sabato dunque in compagnia per gli ospiti del paddock, che contraddistingue la formula MotoEstate, che oltre alle gare permette di vivere la passione a 360 gradi. Mentre la domenica i più giovani, dai 5 ai 14 anni, hanno potuto muovere i primi passi su due ruote. FMI e Motoclub TTN hanno infatti allestito il circuito e messo a disposizione moto e protezioni per l'educazione stradale al fine di avvicinare i bambini a moto e scooter in tutta sicurezza. Oltre 50 tra bambini e adolescenti hanno provato l'ebbrezza del manubrio sotto l'occhio esperto degli istruttori. Un modo per far conoscere le moto ai ragazzi e avvicinarli così all'ambiente. E proprio a fianco dalla mini pista, i villaggi KTM e Yamaha, trofei propedeutici per i ragazzi. Nel KTM Duke Trophy, il re della stagione ha il nome di Paolo Arioni, bravo a controllare la situazione e soprattutto il rivale diretto al titolo, Alessandro Costantino, staccato di 9 punti prima della sfida finale. La vittoria di Varano se l'ha aggiudicata Gabriele Ruiu, bravo a staccare e mettere alle spalle Costantino e Lolli, finiti nell'ordine, che hanno completato il podio al termine di un duello emozionante con Arioni quarto e campione, che andrà a correre nel 2015 una prova nel KTM Duke 390 Junior Cup in Germania. Un premio dunque per dargli un'opportunità per il futuro. Nella Yamaha R125, vittoria del già titolato di Leonardo, che ha preceduto De Pera e Iavazzo. Adrenalina nella 600 MotoEstate, con Manici a un passo dal titolo. Gli bastava controllare Renaudo per fare suo il titolo, e così ha fatto, chiudendo secondo in gara, alle spalle del rivale, autore di una prestazione maiuscola. Terza piazza per Filippo Scalbi, al primo podio stagionale e autore di un finale in crescendo. Mille MotoEstate nel segno di Acornero. Prima vittoria stagionale per il piemontese, che ha così in parte dimenticato un 2014 avaro di soddisfazioni e bravo in gara a mettere alle spalle Boccelli e Filippini. De Carli ha invece fatto sua la Mille Moto di serie, con Tavella campione, con due punti di vantaggio proprio sul pilota della Honda. Terzo in gara e in campionato Mestriner. Villamagna mattatore della Mini Open, il giovane toscano provenienza di Duke Trophy si è subito trovato a suo agio sulla Kit 3 e ha vinto senza patemi, alle sue spalle Bernoni e la wildcard Goffi. Rossi invece con il quarto posto si è fregiato del titolo. Trionfo, il decimo consecutivo in 10 gare della Naked per Rudy Gaggiolo, alle sue spalle Bendinelli e Guidarini al primo podio in carriera. Finale concitato nella moto di serie 600 con 4 piloti in lizza per il titolo, Marangoni, Taggio, Tarenzi e Cherubini. Fuori i primi due al primo giro per un contatto con conseguente sospensione della gara. Al secondo via Cherubini ha fatto il vuoto alle sue spalle e fino a due giri alla fine era lui il campione, ma Tarenzi, conquistando proprio nell'ultimo giro e mezzo la terza piazza a discapito di Anobile, ha fatto suo il numero uno con due punti di vantaggio proprio sul vincitore delle ultime tre prove. Nella Race Attack, la categoria rivelazione del 2014 che si corre nella sola giornata di domenica, doppietta di Carniglia che ha preceduto Pilla e Poncini. Titolo a Capelli, assente per lavoro, che seppur a pari punti con Pilla, ha fatto suo all'alloro per la discriminante piazzamenti. Il MotoEstate, dopo lo spettacolo finale di Varano, va in archivio e già si prepara per la stagione 2015 che si preannuncia ricca di conferme e novità. Per saperne di più, visitate il sito www.trofeimoto.it.